Boker Tov, Shalom Uvracha, per la grazia di Dio. La Parashah Korach parla dell'incidente degli esploratori ed è raccontato nella sezione precedente. Sottolinea l'importanza di entrare nella terra di Israele per adempiere i comandamenti di Dio nel mondo fisico. Poco dopo, Korach, cugino di Mosè, organizzò una ribellione contro l'autorità di Mosè. Il pericolo di Korach e dei suoi sostenitori affrontarono Mosè e è citato in Bamidbar, Numeri, capitolo 16, versetto 2. Korach ha concluso erroneamente dell'incidente degli esploratori che lo studio della Torah non è intrinsecamente superiore all'esecuzione dei comandamenti. Pertanto ha ragionato: una persona che lavora per vivere non ha bisogno di aspirare a momenti di riconnessione alla spiritualità. In quanto tale, ha inoltre concluso che non c'è bisogno di una classe elitaria di individui, la tribù di Levi, i sacerdoti e il sommo sacerdote in particolare, che si dedichino esclusivamente alla vita spirituale per ispirare il resto di noi. Mosè rispose alle affermazioni di Korach, dicendogli che un clero dedicato esclusivamente al servizio di Dio è davvero necessario al fine di ispirare coloro che sono coinvolti nel mondo mondano e istruirli su ciò che è permesso e ciò che è proibito. Senza tale ispirazione e guida è troppo facile perdere di vista i nostri ideali e finire schiavi della materialità piuttosto che dei suoi padroni. Ora, giovedì è di Mel Tammuz, e si commemora la dipartita del Rebbe di Lubavitch che è avvenuta il 3 di Tammuz. Oggi siamo Rosh Chodesh e giovedì sarà il 3 di Tammuz. Voglio portare alla vostra attenzione un ricordo che parla proprio del Rebbe. E parlo di Rabbi Yehuda Hanassi, il Rebbe che fu a suo tempo di tutto Israele, mentre passava dalla vita confinato in un corpo alla liberazione da legame fisico, quando cominciò a raggiungere stati d'essere più alti e tuttavia incomparabilmente più alti, perché i giusti non hanno riposo né in questo mondo né nel mondo a venire. In quel momento Rabbi Yehuda Hanassi disse: figli miei, ho bisogno di voi. Così, anche con il nostro Rebbe, anche se ha lasciato i confini del suo corpo, anche se si eleva a livelli di esistenza completamente nuovi, non solo quelli legati a lui avranno ancora bisogno di lui, salire più in alto con lui, ottenere molto di più attraverso la forza che dà loro, ma anche lui ne avrà bisogno e dipendono dal loro duro lavoro per ottenere ciò che deve ottenere. Perché un Rebbe
e coloro che sono legati a lui sono uno. Chodesh Tov da Chabad Editori, a cura di Nahar Israel Chabad Castello Milano Centro, Chabad nella stazione triennale Cadorna e Chabad Nahar Israel nel centro shopping Gallery dal 1996. Grazie, Chazak.